Salve a tutti, sono DeLonGamer e bentornati su The Outer Worlds. Finalmente la nostra navetta è pronta a partire, ma prima recuperiamo un'arma rarissima e reclutiamo un nuovo alleato. Finalmente possiamo raggiungere la gigantesca nave delle corporazioni, dove la situazione prenderà una piega davvero inaspettata. Buona visione! Allora, nello scorso episodio ci siamo recati alla centrale geotermica, dove abbiamo dovuto decidere a chi staccare la corrente. Come potete vedere, gli sfortunati sono stati gli abitanti del laboratorio botanico. Ora non hanno più corrente per poter mandare avanti le loro colture, il che vuol dire che le piante sono destinate a morire. Non l'hanno presa molto bene, ma parlando con loro li abbiamo convinti a ritornare a Edgewater. Tuttavia, non vogliono abbandonare la signora Adelaide, la scienziata che ha costruito questo posto. Lei, peraltro, invece non vuole tornare a Edgewater perché ce l'ha con Reed, il capo della città, che pare abbia lasciato morire suo figlio durante un'epidemia perché non ha voluto condividere i farmaci. Tuttavia, se riusciamo a convincere Reed ad andarsene dalla città, il gruppo si trasferirà e forse, secondo me, potrebbero riuscire a prosperare. Scusi signorina, io vedo di recuperare il regolatore di energia che mi serviva. Perfetto! Che è il pezzo essenziale per poter riparare la nostra navetta e andarcene da questo posto. Ora io potrei anche abbandonare tutti, per inciso, ma voglio fare la brava persona e risolvere questa questione prima di andarmene. Peraltro abbiamo anche level upato, il che vuol dire che abbiamo 10 punti da mettere nelle abilità. Allora sicuramente miglioriamo l'abilità con le armi, un pochettino la nostra difesa, portiamola almeno a 20, e anche le nostre abilità di comunicazione in modo tale da convincere il prossimo a far boiate come non ci fosse un domani. Abbiamo anche un vantaggio, beh di sicuro sbloccherei il mulo da soma che mi aumenta di 50 kg la capacità di carico. Avete visto che io sono praticamente uno che raccoglie di tutto. Aspetta un secondo, se ho visto bene anche Parvati può level appare, vediamo un po'. Ha effettivamente anche lei dei vantaggi che possiamo sbloccare. Punterei tutto sul supporto bonus ingegneria in modo tale da migliorare le nostre abilità ingegneristiche e sbloccare un albero dedicato di abilità se level upperà anche in futuro. Perfetto! Il problema di aver staccato la corrente in questo posto è che adesso le porte automatiche non si aprono più, quindi non sono potuto entrare in numerosi luoghi. Ma dato che la maggior parte di loro si trova al falò e non sono più nelle proprie case, ho potuto derubarli senza un minimo di rispetto. Anche qua c'era il tipo che aveva il negozietto. Ora posso prendere praticamente tutto e utilizzarlo oppure venderlo al mercante più vicino. Allora, prima di tornare in città, mi avete consigliato di completare la quest per il parroco, che ci richiedeva di recuperare un libro eretico da un accampamento dei banditi. Se lo facciamo, si dovrebbe unire al nostro gruppo. Oh, aspetta che vedo tanti banditi. Allora, tiriamo fuori casomai la mitragliatrice e cominciamo a farli fuori tutti. Perfetto, buongiorno signore, si placchi. Calmini, calmini, Parvati, spara come non ci fosse un domani. Aspetta, rallentiamo un po' il tempo, così riesco a fare magari qualche colpo più preciso. Ok, direi accampamento liberato. Per fortuna che avevo un sacco di munizioni per le armi leggere, pertanto mi sono potuto permettere un leggero spreco di proiettili. Aspetta un secondo che se ho visto bene mi hanno dato una nuova arma ed è un fucile da caccia. Oh, è un'arma solamente di livello 2, ma credo che abbia direttamente un'ottica. È un leggero fucile da cecchino, neanche troppo potente. Meglio che nulla, casomai ce lo potenziamo e lo testiamo appena possibile. Perfetto, ho recuperato anche altre armi dai cadaveri dei predoni, il che vuol dire che adesso possiamo entrare e recuperare il libro. Non penso ci sia nessun altro. Aspetta che intanto li svaligio di tutto. Per fortuna che abbiamo aumentato la capacità di carico, altrimenti, ecco qua il libro, avremmo avuto numerosi problemi. Perfetto, avevano anche delle scatole di sopra piene zeppe di munizioni. Questa ce la possiamo scassinare. Dimmi che ci sono cose faiche, componenti per armi e anche 38 di valuta locale. Abbiamo un problema, il libro non si trovava all'interno della casa del collezionista. Sembra invece che sia stato nascosto all'interno di una grotta che si trova poco distante dall'accampamento. Non è un problema, la possiamo raggiungere in men che non si dica. Oh, buongiorno signori predoni, che piacere fare la vostra conoscenza. Morici, morici, boni. State buoni, volemose bene! È sempre un piacere quando puoi risolvere pacificamente i problemi con il tuo avversario. Ok, continuiamo. Ok, ho trovato il luogo ma ho dovuto far fuori ancora qualche altro predone. Aspetta che recuperiamo anche un pochettino di munizioni. Meglio che niente, ne sto utilizzando decisamente troppe. Allora, l'entrata della grotta è qui. Ok, il posto sembra relativamente sicuro, quella invece è una mina. Perfetto, fatta fuori. E è qui che mettevano tutte le loro scorte. Perfetto, recuperiamo tutto il necessario. Guarda Grimaldelli, ottimo, ci posso scassinare di tutto. Oh, invece no, posso scassinare tranquillamente questa cassaforte con il diario, che credo fosse il libro che stavamo cercando. Perfetto. E abbiamo trovato anche tanti altri oggetti. Meraviglioso. Perfetto, eccoci ritornati a Edgewater. Speriamo che Don Fastidio sia ancora qua. Don, buongiorno, ho trovato il suo libro. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices. Ok, sembra contento almeno.
Oh no, cosa c'è adesso? In francese! Senta, mi dispiace. Excusez-moi, je ne parle pas français. Ok, sembra che voglia trovare un traduttore che gli traduca il libro, ma per farlo ha bisogno di un trasporto sicuro. Ed ecco perché si vuole unire al nostro gruppo. Sì dai, effettivamente un membro in più nella squadra ci potrebbe far comodo. Perfetto, il vicario Max ora può unirsi al gruppo. Meraviglioso. Allora, se andiamo possiamo anche vedere di migliorare i suoi vantaggi. Non male. Lui è bravo nell'hacking. Vai subito di hacking senza un minimo di rispetto. Perfetto, già armato di fucile, cominciamo bene, ma comunque un po' come a Parvati, possiamo dare una sistemata al suo inventario. A lui piace tendenzialmente il corpo a corpo, quindi gli possiamo dare un bel martello molto serio, e è armato di fucile, ma non è un'arma che mi ispira più di tanto. Ok, un parroco armato di fucile d'assalto è decisamente qualcosa di meglio. Vediamo di dargli anche qualcosa per proteggersi dai proiettili, che non sarebbe male. Don, perfetto, ora meno l'aspetto da parroco e più da combattente. Mi raccomando, imbracci il fucile e spari a tutto quello che si muove. Allora, abbiamo un sindaco da far dimettere. Non sono molto bravo nella politica, ma peggiore delle ipotesi, visto che abbiamo anche due alleati, apriamo il fuoco e chi si è visto si è visto. L'importante è risolvere questa fastidiosa questione. Salve signor Reed, come va? Tutto bene, la famiglia? Oh, sono proprio contento per lei. Ma la sua unica preoccupazione è ovviamente che i lavoratori tornino nella città. Però ovviamente abbiamo parlato con Adelaide e fin tanto che lui sarà capo della città, lei non tornerà. Signore, in qualche modo dobbiamo risolvere la questione. E possiamo effettivamente dirgli che per colpa sua il figlio di Adelaide è morto durante l'epidemia. Vediamo un po'. No, perché la compagnia non gliene frega niente degli abitanti, effettivamente. Allora, lui ha detto che si dimetterà solamente se gli diamo un valido motivo o una valida alternativa. E con 15 di persuasione gli possiamo dire che Adelaide riuscirà a far passare questa carestia che sta colpendo l'intera città. Cadaveri, ciccio, tanti tanti cadaveri. Però forse non sarebbe il caso di non dirglielo. Possiamo effettivamente mentirgli e in teoria convincerlo nonostante tutto. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto semplicemente mentire, così nessuno saprà che dobbiamo utilizzare i cadaveri del cimitero. Yay! Ok, tutto bene, quel che finisce bene. Abbiamo manipolato le elezioni della città, quindi ora possiamo tornare da Adelaide. E speriamo che una buona volta sia contenta e la smetta di avercela come signorina. Abbiamo risolto tutto. Oh, perfetto! Finalmente li abbiamo convinti e stanno tornando tutti a Edgewater. Mi ha dato anche una marea di punti esperienza aver completato questa quest. Meraviglioso! E Adelaide vuole convertire il vecchio conservificio in un orto, quindi effettivamente replicando quella che è riuscita a fare direttamente all'interno del laboratorio botanico. Dai ragazzi, direi che effettivamente la situazione si è risolta per il meglio, il che vuol dire che probabilmente se torneremo in futuro questo posto sarà cambiato. Allora, ce ne possiamo effettivamente andare ora che abbiamo sistemato tutti i problemi che abbiamo causato. Tuttavia, nei commenti qualcuno mi ha detto che c'è un'arma rara che si trova da queste parti. Ok, dovrei aver raggiunto la zona interessata. Il problema è che è piena zeppa di creature. Cos'è quella roba laggiù? Devastatore primitivo. Io devo affrontare quei cosi che, notare, hanno già ucciso un bel po' di persone. Ma mi prendi in giro? La valle ne è praticamente piena, è il loro nido. Oh no. Io provo a sparargli da una certa distanza, vediamo un po'. Ok, quest'arma fa anche abbastanza danni. Il problema è che scappano. Aspetta, rallentiamo il tempo, vai. Ok. Ok, uno ne ho fatto fuori e sono i più piccoli effettivamente. Quelli più grandi saranno abbastanza difficili da riuscire ad abbattere, ok. Cosa ci fate là sotto voi due? Ma mi prendi in giro? Padre, do un fastidio, peraltro è despawnato. Ma vabbè, dettagli. Ragazzi, ma siete scemi ad affrontarli così? Ah, è una follia. Mi tirano i sassi, porca di quelli per porca. Bari, date buoni, madò che grossi. Madò che grossi. Dove è andato? È sparito. Ma possono andare sottoterra? Non ho capito. Ok, ok, un secondo. Volevo se bene, volevo se tanto tanto bene. E vabbè, e vabbè. Ma mi prendi in giro, se non gli spari in faccia sono praticamente impossibili da far fuoco. Sì, possono andare sottoterra. Oddio, oddio, aspetta, tirami fuori anche la mitragliatrice leggera, perché sennò qua sprechiamo praticamente tutte le munizioni. Ok, perfetto. Signore, buongiorno. Vado fuori, fallo fuori, perfetto. Ok, quanti restano ancora? Ce n'è uno laggiù, no, il vicario Max. Scusi vicario, le stavo sparando, porti pazienza. Si è triggerato male. È stato meno difficile del previsto, ha richiesto un sacco di colpi. Però possiamo recuperare la pelle e il cervello del primitivo. Cos'è sta roba? È inquietantissima. Aspetta, c'è un primitivo che non ci ha visto. Sta dormendo, gli spariamo, buongiorno signore.
Che spiacevole risveglio. Ok, devo smettere di prendere in giro gli nemici. Bani, porco. E da dove sono arrivati questi? Ok, perfetto. No, non l'ho fatto fuori da Nazare. Oh, tappetta, aia. Ragazzi, mi stanno facendo iper male. Aspetta che do una mano anche a loro appena possibile. Aiuto, abbattilo, perfetto, fatto fuori. Resta questo, ragazzi, so che ci state per morire, ma datemi una manina, veloce. Curati. Cos'è? Sono sotto uno status negativo, come potete vedere. E more, c'è, che cocchio. Ho usato 8026 colpi. Ragazzi. Oh, sono morti tutti. Sono chiaramente morti tutti. Curami. Fai fuori il bastardo. Ok, fatto fuori. Ne resta solamente uno. Rallentone e colpone in testa. Oh, e che cocchio. Per fortuna che mi danno anche parecchi punti. Perfetto, loro si stanno rialzando. Tutorial dei difetti. Durante le tue avventure al tuo personaggio potrebbero capitare cose che attivano un'offerta di difetti. Accettare il difetto non è obbligatorio, ma se lo farai riceverai un vantaggio. Sono mica scemo. No. Non voglio avere degli status negativi. Ok. Mi sa che questa è l'arma. L'affidabile è una mitragliatrice potentissima che fa 429 danni al secondo. Equipaggiala sostituendo la nostra mitragliatrice di base. Aspetta che il signore aveva anche qualcosa nel proprio inventario, tra cui un fucile al plasma, che non fa troppi danni da quello che ho visto. Fa semplicemente 76, ma fa danni da plasma. Allora togliamo magari la pistola, che non la uso più. Siccome ho un po' di munizioni al plasma, ne ho ben 589, tanto vale utilizzarle. Perfetto. Queste sono armi perfette da utilizzare contro i robot. Sono tornato a Edgewater e potete vedere che adesso che la città è dalla nostra parte ci fanno ben il 41% di sconto. Ma soprattutto devo vedere di vendere tutte le armi che non utilizziamo, perché il mio inventario è praticamente pieno. E utilizziamo i soldi che abbiamo ottenuto effettivamente dalle vendite per comprare praticamente una marea infinita di munizioni, visto che qua le paghiamo anche di meno. Prendimi anche delle celle energetiche. Ok, e anche componenti per armi e parti per armatura, qualche grimaldello. Ok, ci siamo riforniti alla grande. Se non mi faccio notare dal mercante, magari se mi metto qua dietro non dovrebbe vedermi. Dovrei potergli scassinare le porte. Perfetto, vai, che nessuno mi ha visto. Ottimo. Ed entrargli nel suo magazzino. Ragazzi, non entrate qua, non aprite la porta. Perfetto, così gli posso scassinare praticamente tutto il magazzino. Vai, prendi tutto. E all'interno ho trovato un fucile a pompa tattico di livello 8, che fa 238 di danni. Oh, non male, fammi vedere il piccolino. Bello lui. Ok, con questo apriremo un bel po' di chiulli, ragazzuoli. Aspetta che provo anche a entrargli in casa. Se non vede nulla, veloce. Scassina. Ho posto. Non hai visto nulla? Non ti sei girato in tempo, apposta. Ah, gli NPC, ragazzi, gli NPC. Dimmi che ha qualcosa di interessante. Delle munizioni pesanti, delle cartucce. Gli rubo anche la cena perché sono bastardo dentro. Ok, poteva andare peggio effettivamente. Oh, una pistola autocaricante. Porta via tutto tu. Ed in teoria tutte le armi che abbiamo trovato quest'oggi le possiamo anche potenziare al banco da lavoro, perché le possiamo manipolare. Dimmi, anche la mitragliatrice iper rara la possiamo manipolare. Aspetta, come potete vedere mandiamo su i danni a livelli incredibili. No, vabbè, spendi i soldi come non ci fosse un domani, perfetto. Anche il nostro fucile da caccia, che è un misero livello 2, come potete vedere ogni volta che lo modifichiamo aumenta considerevolmente la quantità di danni che può fare. Ho speso tanti soldi ma ne valsa la pena. Guarda, casomai il caricatore aggiuntivo lo possiamo anche mettere al nostro fucile d'assalto, perché per adesso poteva avere pochi colpi. E possiamo anche modificare la canna in modo tale che aumenti la quantità di danni critici, che con un fucile a pompa, se non fai danni critici con quello, voglio dire. Ma bando alle ciance, direi che è giunto il momento di ritornare a bordo della nostra navetta. Ora finalmente ce ne possiamo andare da questo maledetto pianeta. Eventuali quest secondarie le possiamo fare in un secondo momento. Sì, Ciccia, datti una calmata. Non lo so. Datti una calmata, Parvati. Questa si eccita quando vede un motore o va fuori di testa, eh. Parvati pensava che l'avremmo abbandonata e saremmo partiti senza di lei. E effettivamente ci domanda: hai bisogno di qualcuno che ti ripari i motori e ti aiuti anche in caso di combattimento? Ma porca di quelli per porca, ben volentieri. E voglio dire, è stato un membro molto utile, ma soprattutto attira il fuoco nemico, che è una cosa non da poco. Sì, chiamami capitano, sono Capitan Telonia. Ciao Ada, da quanto tempo? Come va, tutto bene? Perfetto. Ada, sii felice, abbiamo recuperato il regolatore di energia. C'ho il tecnico, non è un problema. Perfetto.
Peggiore delle ipotesi, come dicevo, avremmo avuto comunque Parvati che ci poteva dare una mano. Ma dato che sto migliorando le mie conoscenze e abilità, possiamo effettivamente maneggiare il tutto senza far esplodere la nave soprattutto. E voilà! Oh, pronti a ripartire! Sto coso emette radiazioni? Scusate, mi devo preoccupare? All systems are operating within acceptable parameters. Quindi ce ne possiamo andare? Cioè, già si chiama l'inaffidabile questa nave, non è che mi ispiri molta fiducia? Ok, vediamo un po' se si solleva. Sembra di sì. Ci sono un po' di scoppietti qua e là, ma è normale. Non l'hanno chiamata l'inaffidabile a caso, santo cielo. Non ci credo mai. Non ci credo mai, stiamo abbandonando questo benedetto pianeta. Sì, via di qua, non ci rivedrete mai più. Addio, Edgewater, morici male. Ah, il vecchio che ci ha rapito l'altra volta. Beh, tecnicamente ci ha salvato, ma vabbè, dettagli. Ciao, Phineas, come stai, bello? È morto malissimo, effettivamente. Eh beh, ovviamente quando il tutto è gestito dalle corporazioni, le persone vanno in secondo piano e non gliene frega più nulla a nessuno. Ok. Quindi praticamente dobbiamo salvare gli abitanti delle varie colonie e fare la coda giusta. Tuttavia, per atterrare a Baia Stellare dobbiamo prima recuperare una chiave, che è un sistema di navigazione che noi inseriamo nel computer e permette al computer di atterrare effettivamente ad un avamposto. Inoltre Phineas vuole che recuperiamo il velo olografico, un oggetto che aveva già dato al precedente capitano. Cosa diavolo è? Modifica l'aspetto di chi lo indossa per imitare le fattezze di qualcun altro? Ah, quindi crea una sorta di proiezione olografica intorno a me in modo tale che tutti pensino che io sia il capitano Hawthorne. Tuttavia, se mi esaminano più da vicino, l'immagine comincia a sfocare e quindi ci saranno effettivamente dei problemi e potrebbero riconoscermi. Ok, ok. Quindi devo stare distante da tutti, non devo correre, non devo saltare, attirare l'attenzione. Ho capito, in pratica mi sgameranno tantissimo. Wow, come potete vedere abbiamo raggiunto lo spazio. Incredibile, ce l'abbiamo fatta, ma soprattutto la navetta non è esplosa. Allora, nel primo episodio non potevo esplorarla, dato che il computer diceva che prima dovevamo riparare tutto. Adesso invece, wow, che spettacolo, ce la possiamo visitare tutta? Questo credo che sia il velo olografico. Ed il bello di questo aggeggio è che se troviamo l'identificativo di un'altra persona, come ad esempio una guardia o altro, potremo entrare in zone in cui normalmente non potremo accedere, perché gli altri penseranno che siamo la suddetta guardia. Incredibile. Abbiamo anche un cestino che è praticamente la cassa in cui posso trasferire tutti gli oggetti che non voglio portarmi dietro. Aspetta, aspetta, questa navetta ha anche un piano superiore. Presumo ci siano gli alloggi dell'equipaggio. Va, che spettacolo. Di posto! Buongiorno, ho trovato un robot che si chiama Max. Non ottieni risposta dall'unità automeccanica. Il numero di serie inciso sul telaio contiene le lettere SAM. Quindi dovremo trovare un modo per ripararlo e avremo un ulteriore alleato da portare in battaglia con noi. Ok, quindi queste sono tutte le varie stanze del personale. Per adesso non vedo nessuno. Ah, c'è il vicario Max che è lì che scrive. Tanti saluti. Qui è dove loro possono mangiare e cucinare in tutta tranquillità. Perfetto. Perfetto, direi che possiamo concludere in bellezza il video raggiungendo effettivamente la nave di cui ci ha parlato Phineas. Allora, questa è la mappa dell'universo. Ma che carina! Ci sono tanti pianeti, lune e asteroidi che potremo esplorare casomai nei prossimi episodi. Il nostro obiettivo ovviamente è raggiungere la luna monarca, ma prima dobbiamo andare sulla pioniera per ottenere i documenti di accesso. Perfetto, abbiamo compiuto un ipersalto e abbiamo raggiunto effettivamente la pioniera, e sembra che abbiano accettato la nostra richiesta di attracco. Presumo avremo una navetta per scendere. Parvati, cosa vuoi? Siamo appena arrivati. Hey, Captain. Ok, e tu cosa c'entri? Ah, Parvati, siamo appena partiti, già sai che rompe le scatole. Ok, non è un problema, va bene. Brava Parvati. Probabilmente se parla con quell'ingegnere riuscirà a migliorare le proprie abilità. Ma bando alle ciance e vediamo di salire a bordo. Allora possiamo anche selezionare quali membri del gruppo potranno venire con noi. Ce ne mancano altri 4, di cui uno penso sia il robot, che da schermata mi ricorda un po' Mass Effect. Ai bei tempi. Ah, io pensavo che saremmo saliti a bordo utilizzando una navetta piccola. Invece no, abbiamo attraccato con tutta la nostra astronave. Wow, sto posto è gigantesco. Ok, praticamente ora ce lo possiamo esplorare, perfetto. Oh no, sembra che i soldati della corporazione ovviamente stiano rompendo le scatole ai vari viaggiatori e via dicendo. Presumo che parlando con loro sbloccheremo un sacco di quest secondarie. Speriamo ovviamente di non finire noi stessi nei guai. Allora, vedo che c'è la dogana. Oh no,
Buongiorno, salve, come va? Ok, dovremmo avere anche attivato il dispositivo di occultamento, quindi ci possiamo spacciare per il Capitano Hawthorn. Ok, come sto per rovinarti la giornata? Perché? Oh, ma dai, siamo appena partiti. Non ho fatto niente, sono appena arrivato come voi. Come possiamo risolvere, me lo dica? Ok, ok, in qualche modo lo convinco, gli sparo, non ci sono problemi. Ah, vuole pure che gli facciamo un favore? Va bene, cerchiamo di farci amico, ovviamente, il tipo della dogana. Allora, dobbiamo andare nell'infermeria e parlare con questa donna. Dobbiamo dirle che il suo ordine non è ancora arrivato, quindi non deve rompergli più le scatole. Va bene, che pensimi? Buono, dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Adesso valuterò anche se continuare questa serie che non sta andando benissimo, ma ammetto, il gioco mi ha preso e che purtroppo è una serie che richiede un sacco di tempo. Posso svaligiare cose? No, se no la gente mi assale. Ragazzoli, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel video di una serie, canale a crescere e noi ci vedremo eventualmente in un prossimo episodio. Ciao ciao!